Competiamo con loro. Oggi vi faccio vedere per esempio la chat che ci ha avuto oggi con... È bello ogni tanto farvi vedere anche le nostre chat. 3D Smart Dent. L'avete vista la laboratorio qua di fianco? Ok. Questo 3D Smart Dent è nostro quello, noi elaboriamoli. Ok. Questi per me sono modelli di riferimento e li condivido con l'equipe dei tecnici. Questi sono i nostri. Sono belli questi? Sono bellissimi, ma non mi basta. Ok, noi ci confrontiamo con noi stessi il giorno prima. Questo per me non è lo standard. Sì, è ottimo, chiunque ci ha fatto i complimenti a livello mondiale, però i miei guru sono altri e io mi ispiro ai guru. Ok, io voglio questo livello di dettaglio, di biorealismo, di simulazione, di biosimulazione. Ok, alziamo sempre l'asticella. So che sono tutti bravissimi, però io dico sempre fa schifo. E ci credono che fa schifo e si convincono che fa schifo, però poi ottieni il massimo. Questo è il miglior modo di allenare. Questi sono belli. Sono bellissimi, ma non basta. Io gli dico che fanno schifo e gli dico questi sono belli. Ok, questo è il mio guru. I denti, questi perché sono naturali? Perché sembrano naturali e questi sembrano meno naturali? Perché questi sono imperfetti. Guarda l'incisivo laterale, non è speculare a quello, perché la natura è... Per esempio, simulare la natura, emulare la natura, non simulare, emuliamo, noi la emuliamo con la protesi. Il protesista è un emulatore di quella che è la natura. Qual è il miglior modo per un pittore, per uno che fa i ritratti, di imparare a diventare bravo? Fai una foto e cerchi di copiare quella che è la natura. Loro quando fanno i corsi hanno i denti che noi estraiamo e dico, ok, fammelo identico, il dente. Così impari a prendere maestranza delle masse delle ceramiche, a calibrare magari la texture della superficie, simulare. Quando tu arrivi a un livello di emulazione della natura, allora sei uno che è in grado di fare delle protesi che bioemulano a livelli di iperrealismo la natura. L'incisivo laterale è diverso da quello. Okay, quello di destra è più in alto, quello a sinistra è più in basso. Il canino, uno è così, l'altro è più rotato. Così, i canini. I canini sono uno quello e uno quello. Questo è più rotato, quello invece è più così. Ok? Questo dà la naturalezza del sorriso. La gengiva va ricostruita. Tu immaginati se non avessi ricostruito la gengiva. Come sarebbero i denti? Lunghissimi sarebbero sti denti. Fanoni. Ok, questi, com'è che si riesce a ricreare questa naturalezza? Le forme dei denti ce li abbiamo in delle librerie col computer, vengono scannerizzati i denti naturali, le forme dei denti creano delle librerie che vi faccio vedere. Per esempio, andiamo su Exocad Expert, foto. Questo era il nostro caso, andiamo un po' giù, un po' giù. Ce n'era una qua, settimana scorsa che ho visto. Ecco, per esempio, no, questo no. Questo è un altro caso, qua l'avete visto prima, questo. Questo è un altro nostro caso. Questa è come è fatta la struttura, eccola qua. Vedete, questo è come si realizza una protesi. Ci sono i pin che reggono i denti e poi ci sono le librerie 3D dei denti naturali che vengono caricate sopra. Poi la struttura interna si stampa in un materiale, quella esterna si stampa in un altro materiale. Poi la superficie, siccome vengono fuori da dei monoblocchi, può essere a mano dal pittore, può essere resa più naturale.
dall'iperrealismo, quindi dal Full HD, torniamo al VGA. Questa è plastica. Ok, denti monoblocco, questi monocolore. Plastica ruvida, che fa anche biofilm batterico. Ok, questo è cibo che si attacca. Già si attacca lì, pensate sotto a dove c'era quella raccolta. Puzza la bocca del paziente? Puzza. Tanto puzza. C'è un problema di PR. Ok, perché? Sono scelte di mercato. Ok. O perché c'è la gente che diventa sempre più istruita. Ok, a me arrivano anche messaggi, mi arrivano, mi dicono, basta prendersela con i dentisti dell'Albania. Perché chi manda a noi le richieste di preventivo, le manda anche da altre parti. Allora noi attacchiamo i talloni d'Achille e il paziente inizia a chiedere, a dire, ma sono abitate o sono cementate?